Don Angelo, 46 anni fa moriva Padre Pio da Pietralcina, quello che poi sarebbe stato il santo miracoloso che ha calamitato, ecco, l'attenzione e la fede di tanti. Sì, io sono qui da pochi giorni, ho iniziato sabato scorso il mio servizio pastorale presso questa comunità, la comunità di San Domenico, e ho avuto la grande gioia di trovare qui nella parrocchia di San Diego presente il gruppo di preghiera di Padre Pio. È una grande consolazione perché, certo, lo sappiamo, a base di ogni attività cristiana c'è la preghiera, e un gruppo di preghiera è come se fosse l'anima di tutto l'apostolato poi di una comunità. La figura di Padre Pio è straordinaria per molti aspetti. E sì, quando pensiamo a lui pensiamo al mistico, le stimmate, la vita straordinaria, i prodigi operati attraverso di lui, i doni straordinari, singolarissimi, bilocazione, capacità di leggere i cuori, dicevo bilocazione, capacità di trovarsi in più posti contemporaneamente, prodigi davvero davvero fuori dal comune. Ma la sua vita è straordinaria non solo per questa dimensione mistica della sua esistenza, ma perché da questo grande cuore unito a Dio è nata la grande opera di sollievo della sofferenza attraverso il grande ospedale che lui ha voluto con tutte le forze. Un segnale chiaro che la vita della fede, anche quando è vissuta nell'apice della dimensione mistica, è sempre aperta, deve essere aperta, deve generare in ogni caso l'attenzione verso gli ultimi, verso la sofferenza, verso il bisogno. Padre Pio è l'emblema più bello di questa dimensione di una vita contemplativa e soprattutto di una vita attiva, l'unione col Signore che genera il servizio d'amore verso il prossimo. Da circa 8 anni che sono capogruppo di preghiera di Padre Pio, però le mie mansioni non si fermano solamente come capogruppo, ma bensì sono nella cura del giardino che abbiamo, come ha detto lei, nel polmone di Canicattì, perché là arrivano tutti i mezzi, gli autobus provenienti da ogni parte d'Italia, da Roma in giù, a quando so, perché ci sono degli autobus che fanno capolinea a Canicattì e quindi vengono da Roma, da molte parti d'Italia vengono e trovano il giardino di Frate Pio, che ogni devoto, ognuno che ha devozione, che ha fede, va a una preghiera per San Pio, fanno anche, qualcuno fa i complimenti, qualcuno dice qualche cosa più o meno, tagliate quest'albero, fate quello e così via di seguito. Comunque io ripeto, oltre a essere un componente del gruppo di preghiera di Padre Pio qua capitanata nella chiesa di San Diego dei Canicattì, curo il giardino di Padre Pio. Io in occasione, signor Barbara, volevo dirle questo, che lei si faccia promotore per quanto riguarda a qualche appello, in quanto il giardino di Padre Pio è un luogo santo, è un luogo sacro, almeno per noi credenti, e quindi pregherei un appello così astratto, diciamo, che con tutti i giovani che partono e vengono e così via, non buttino delle lattine, non buttano delle bottiglie, non buttano tante di quelle cose per deturbare, diciamo, il decoro della statua di San Pio.